Sì, Forgione, io ho capito, però insomma, leggere il post che hai messo ieri mi ha un po' impressionato, capito? Che cosa vuoi che ti dica, Gianni? Quello purtroppo è la verità. No, vabbè, tu sei Angelo Forgione, Movimento Vanto, tutte le battaglie che abbiamo fatto anche insieme, però tu hai scritto su Amasic, hai scritto Napoli non si sa tenere niente. Che, ti arrendi pure tu, Forgione? Ma assolutamente no, ma purtroppo bisogna condannare certe cose. Non è che condannando certe cose si perde l'orgoglio e si perde tutto quanto. Sono d'accordo, però dobbiamo condannare anche quando poi fanno lo scippo alla vecchietta che esce dalla posta con la pensione. Voglio dire. Ah, ma non c'è dubbio. Io mi riferisco a qualcosa che va al di là, nel senso, se noi abbiamo un fenomeno sportivo come il calcio Napoli che sta facendo cose buone. E poi quello che c'è di brutto della città poi alla fine finisce per rovinare anche l'unica cosa che funziona a Napoli, che è il calcio, purtroppo, e allora vuol dire che non ci sappiamo tagliare niente. Quindi dobbiamo rivolgere un appello ai rapinatori, non lo so, capito quello che mi domando? No, ma non è neanche tanto questo. Mi sto interrogando da ieri, cioè bisogna dire toccate noi, ma non toccate i calciatori, perché ci stanno dando grandi soddisfazioni. No, ma non è neanche questo, Gianni. Purtroppo bisogna porre delle contromisure a tutti i livelli, sia le istituzioni, ma io dico anche una cosa, no? Adesso che voglio andare a ledere la libertà personale dei calciatori, ma io ti ricordo che Stendhal nell'Ottocento diceva alla sorella che partiva per l'Italia. Stendhal era uno che l'Italia l'aveva girata, gli piaceva, la sindrome di Stendhal, aveva visto Firenze, Napoli, Venezia, era innamorato dell'Italia. E quando ha consigliato alla sorella di partire per l'Italia e vedere le meraviglie dell'Italia, questa è la frase: vestiti male per il viaggio e fai in modo che l'avarizia e la prudenza abbiano la meglio sulla vanità. Ma perché continuate a mettervi orologi d'oro? Certo, cioè, perché neanche noi più lo facciamo, no? Le nostre mamme hanno i famosi gioielli di famiglia, con quei quattro gioiellini che hanno dei battesimi che non mettono più, usano Quindi sono fenomeni che esistono da sempre, e allora continuare a prestare il fianco a queste cose, e povero Amsic, mi dispiace per lui, ma da un'altra parte bisogna anche capire che purtroppo questi sono territori, Napoli, ma dappertutto, accade anche a Parigi, sono territori dove si è preda di queste situazioni. No, ma infatti io l'ho detto, succede anche a Napoli, no, non solo a Napoli. Senti, Forgio, secondo me scateniamo un bel dibattito stamattina, tu resta all'ascolto e speriamo di trovarti, perché ti cerchiamo sempre, ma tu sei presissimo. Però vabbè, quel post di Forgione, lo dico a voi, buongiorno, mi ha colpito molto ieri sera, Napoli non si sa tenere nulla. A Forgione, a dopo, un abbraccio. A dopo. Mi chiami Bellini, Decibel Bellini, lo svegliamo, Decibel Bellini al volo, li preannuncio che dopo lo chiamo, no, perché Decibel Bellini ieri, buongiorno Cavani, Bellini ieri ha visto Amsic subito dopo la rapina, stiamo parlando di questo, l'avrete capito, no? È uno degli argomenti che tiene banco questa mattina, però ovviamente voi potete chiamare lo 081 63 6363 per segnalarci tutto quello che invece vi sta più a cuore. Daniele, sì. Buongiorno, ti ho svegliato? No, buongiorno ragazzi. Allora, senti Daniele, tu però mi pare che hai raggiunto Amsic subito dopo il furto. Allora, in realtà ieri è successa una cosa. Io ero in moto ieri, perché per una serie di motivi ero in moto. Sì. E un minuto prima che Marek uscisse dallo stadio ci siamo incontrati, ci siamo salutati naturalmente gli spogliatoi, e poi siamo praticamente usciti insieme, per cui lui è uscito con la macchina, io sono uscito con la moto, ci ho messo un po' di più, per cui lui è andato avanti. Sì. Quando l'ho incontrato era praticamente fermo con il vetro spaccato ed era appena successa la cosa, naturalmente mi sono immediatamente due domande. Tu che conosci molto bene questi miti, questi calciatori, ma loro girano sempre da soli, spesso, cioè, no, è difficile, hanno amici, hanno persone che con le quali tornano a casa, insomma, con le quali la seconda insieme. Domanda è, mica Amsic ha detto frasi a te che schifo di città, che no. Che ti ha detto? Ha detto mi hanno rapinato. No, guarda, io mi sono fermato perché lui era da solo con questa pattuglia, perché si era fermato dove c'era la pattuglia della polizia. Per cui io mi sono fermato perché ero l'unico che lo conosceva, diciamo, personalmente. Certo. E ci eravamo salutati 2 minuti prima allo stadio, per cui mi sono fermato. Anche perché penso che faccia piacere stare con qualcuno che si conosce, visto che naturalmente la gente passava ma non aveva capito cosa fosse successo, per cui tutti gli chiedevano le fotografie. Immagino, innocentemente, che ne sapevano? No, assolutamente, ma è innocente, anche perché lui è amatissimo. Sì. Per cui tu immagina questa scena, lui è appena rapinato, cercava di capire che cosa si fosse fatto, perché gli hanno comunque spaccato il vetro della macchina praticamente in faccia, perché il vetro quello
del finestrino del guidatore. E quindi mi sono fermato per stargli vicino, per vedere se avesse bisogno di qualcosa, visto che comunque certo. Era con la però polizia, vabbè, però nessuna imprecazione contro la città, va bene. Daniele, ciao nottambulo. Ciao. Vogliamo ricordare qual è il post, Sergio, che ha messo stamattina? Sì, in pratica Forgione praticamente giustamente ha detto che di Napoli noi non sappiamo tenerci le cose belle, le cose buone. E mi ha sorpreso e stupito, perché tra l'altro io sono uno di quelli che dice sempre: chi viene a Napoli sa dove viene e sa come funziona questa città, che è misteriosamente bella e brutta allo stesso tempo, una città che è come una cassaforte, devi aprirla con un numero in codice, con una combinazione particolare. Chi ce l'ha poi riesce a vivere bene, chi non riesce ad... Che è successo, Forgione, amore mio? Eccomi. Allora, Angelo, siamo partiti con te alle 9:20, chiudiamo con te. Vogliamo chiarire esattamente qual è il tuo pensiero sulla vicenda AMSIC? Vai. Me l'ho detto prima stamattina. Vabbè, diciamo, ma il 9 è vinto, è cambiato il pubblico, capito? Vabbè, qua si parla sempre di queste cose quando vengono fuori i calciatori. Io quando ho scritto quella cosa ieri sera mi riferivo al fatto che se c'è una cosa che funziona a Napoli in questo momento è il calcio, perché nulla funziona in questa città, dalle strade a tutto quello che c'è intorno, alla manutenzione dei monumenti, quindi non funziona nulla. Se c'è una cosa che funziona in questo momento è il calcio, e nemmeno quello riusciamo a mantenere. Perché tu temi che ovviamente AMSIC in questo caso, ma qualunque altro calciatore, potrebbe poi immaginare il suo futuro altrove. Ma guarda, a me veramente poco mi interessa se AMSIC decida di andare via da Napoli perché è stato rapinato, sono problemi suoi. Però come ti ho detto stamattina, te ne vai a cercare anche tu, insomma. Se ti metti un orologio d'oro dopo che sei stato rapinato due volte, tu e tua moglie, allora vuol dire che non hai capito niente. Questi non sono problemi solo di Napoli, sono problemi di tutto il mondo, di tutte le città difficili. E quindi secondo me c'è un problema di fondo, che noi non siamo assolutamente difesi, noi camminiamo per strada, non c'è tutela. Ok, ci troviamo, ma chi abita a Napoli, chi la vive, sa bene quali sono i codici di comportamento da osservare. È inutile che la facciamo adesso lunga, non ci difendono, sacrosante parole, però sottoscrivo quello che tu hai detto, uno se la va pure a cercare poi certe volte, ecco. Invece apprezzo molto AMSIC su questo, perché mi piace l'idea che lui continua a vestirsi e a comportarsi. Beh, questo è un altro aspetto. Come lui ritiene e più giusto. E poi gira da solo. Beato, AMSIC per beato lui, può comprarsene altri 100 di Rolex. Ma beato lui. Neanche lui la vuole la colletta. Francesco, fammi puntualizzare questa cosa. Figurati. Ognuno deve avere la libertà di fare ciò che vuole, è normale. Ma ci mancherebbe altro, è prioritaria la libertà personale, però è anche chiara la situazione di questa città, di tante città, non solo di questa città. Cioè, se tu ti esponi a un problema sapendo che le istituzioni non ti tutelano e c'è il pericolo, poi allora ti esponi. Grazie Cecilia Donaddio, buongiorno. Ciao Gianni, buongiorno a tutti. Intanto, buongiorno Cavania. Intanto ieri mi hai fatto parlare, oggi mi hai messo nel pezzo sul Mattino. Non sapevo che di diventare protagonista di questo articolo, tra l'altro molto carino, che Cecilia ha dedicato alla Radiazza sul Mattino. A che pagina? Vediamo. 25. Cecilia, sei una disgraziata. Senti Cecilia, invece tu cronista, giornalista del TG3, la tua idea su AMSIC, avrai seguito il programma sicuramente, sei una nostra fan. Sì. Da che parte stai? Guarda, non trovo giusto che uno debba preoccuparsi di mettersi o non mettersi un orologio, quindi secondo me viva la libertà da questo punto di vista. Ma che valga per tutti la libertà, per tutti, però. Assolutamente, assolutamente. E mi è piaciuto quello che da ragazzo intelligente qual è, ha detto AMSIC, l'ha detto sul suo sito, dispiaciuto per quello che è successo, perché naturalmente è la terza volta, poverino, che ci capita tra lui e la moglie, però dice sto bene qui, sono consapevole che queste cose esistono in tutte le parti, però comunque sono un disagio per la città di Napoli, quindi AMSIC conferma di essere uno di noi perché pensa quello che pensiamo tutti alla fine, ecco, di essere anche più avanti di alcuni tifosi. Tra l'altro Cecilia, pensate che ha dei gioielli fantastici, è costretta a usare i fiori etnici perché non può mettersi i gioielli che valgono miliardi, ecco, guardatela in televisione. Per consolare AMSIC della sua rapina ho postato sul mio profilo Facebook la notizia che hanno rapinato a casa di Lamela, un giocatore della Roma, quindi allora, ho detto aver compagno al duol. Grazie ciao. Dell'ospitalità come sempre. Un bacio, grazie a Maria Nazionale che è intervenuta, Angelo Forgione, ciao a tutti.